Bene, ora lascerei immediatamente la parola al professor Marco Fincardi, che insegna storia contemporanea e storia sociale presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Il professor Fincardi si occupa appunto di storia sociale in età contemporanea, fa parte del Comitato Scientifico di Memoria e Ricerca e di Venetica ed è stato visiting professor cito insomma solamente le esperienze più recenti, all'Università Nazionale del Litoral di Santa Fe in Argentina, all'Università Paris-8 a Parigi in Francia e all'Università Nazionale della Plata, appunto, sempre in Argentina. Oggi presenta una relazione il cui titolo è Miti e simboli. Professor Fincardi, le cedo la parola. Prego. Grazie. Ecco, io mi sposto in avanti, nel senso che abbraccio rispetto al tema della costruzione dei simboli una parte consistente del Novecento, perché è inevitabile, non possiamo partire dai simboli del dopoguerra senza vedere la costruzione e la popolarizzazione di quelli di epoca precedente. Ecco. In Italia, come altrove, le simbologie e le mitologie del comunismo non permangono stabili nel corso del XX secolo, dato che le rappresentazioni simboliche cambiano di significato col mutare delle sensibilità collettive, dovute alle sollecitazioni se semantiche dei movimenti sociali, della produzione intellettuale e di tecniche e canali di diffusione della propaganda. Ovviamente anche a costruire i significati dei simboli contribuiscono fortemente anche gli avversari, quindi c'è una continua dialettica tra la produzione di simboli che il comunismo fa e quella dei propri avversari che li smontano, cercano di ribaltarle i significati. Ecco, la rapida e tumultuosa penetrazione in Italia del leninismo e del simbolo bolscevico, quello elaborato da Lunacharsky, della falce e del martello, che sopravanza la tradizione marxista, indicando come necessario passaggio rivoluzionario l'alleanza tra fabbriche e campagne, ha delle peculiarità non per nulla scontate. E in Italia appunto non ce le ha, perché dal 1900 non c'è nulla di scontato, perché dal 1901 l'Italia si caratterizza nel resto d'Europa per avere il nucleo più massiccio delle organizzazioni sindacali con la massima diffusione nelle campagne. Impostate con una netta impronta marxista riformista oppure anche sindacalista rivoluzionaria, ma entrambe conduttrici degli scioperi e dei boicottaggi più duri che avvengono nel mondo del lavoro, anche rispetto all'industria. E avanzano anche un programma di socializzazione della terra, quindi di un collettivismo rurale da realizzare in tempi non remoti. Per cui l'aggiunta della falce al simbolo della classe operaia industriale, è quantomeno ha una popolarità in Francia e in Italia più scontata che sicuramente che altrove, che in altri paesi europei o non europei. Ecco. Quindi ci sono regole dell'appartenenza solidale che vengono esasperate da rigidi codici comportamentali richiesti dai partiti leninisti alla militanza dei rivoluzionari di professione. Pratiche che solo in parte sono riscontrabili prima e dopo nella militanza politica socialista, anche dopo la sua adesione alla Terza Internazionale. Ecco, in diverse regioni italiane il simbolo che abbina la falce e il martello con la parola d'ordine costruire soviet per gestire la produzione e distribuzione dei beni, per fare come la Russia, trova comunque nel 19 appunto una facile e immediata ricezione classista, tanto nelle città come nelle campagne. Nello scioperissimo del 20-21 luglio 1919 in difesa delle repubbliche sovietiche, russa e ungherese, si rende popolare al massimo questo simbolo, della falce e del martello. Ecco, dopo una lunga fase di elaborazione delle variegate simbologie dei mestieri che costellavano l'iconografia del movimento operaio già dal XIX secolo, dal 1919 diventa la galvanizzante influenza mondiale della rivoluzione bolscevica imporre con la stilizzazione di falce e martello, incrociati oppure appaiati, l'icona che relega in secondo piano altre precedenti immagini fatte E in quel caso questo nuovo simbolo viene fatto proprio sia dal Partito Socialista di Serrati e poi dal PC che aderiscono alla Terza Internazionale.
Ecco, e subito è quello a fissarsi come un archetipo dominante per rappresentare un'inedita alleanza sociale e politica finalizzata alla preparazione e conduzione della rivoluzione tra lavoratori industriali e agricoli, fino ad allora culturalmente piuttosto distanti e da allora idealmente unificati, ben inteso sotto la guida degli operai attraverso il loro partito. Stilizzazioni di questo genere, ma molto semplificate, solo di rado con colori smaltati, le ritroviamo pure in medaglie, coccarde, spille, oggetti prodotti a corredo di alcune ricorrenze politiche simboliche. Le prime tessere del PC con gli stili grafici delle avanguardie per lo più richiamano ancora la singola figura retorica prometeica dell'eroico e talvolta erculeo lavoratore che spezza le catene, in una già da tempo consueta allegoria della lotta di classe. Nel 1921 è invece il PSI a ritrarre sulla propria tessera una donna che ricama su una bandiera rossa il simbolo dei Soviet. Ecco, arrivato al potere Mussolini nel 1923, invece, entrambi i partiti operai, ormai impossibilitati a esporre le proprie bandiere, esibiscono in primo piano, entrambi proprio nel 23, sulla propria tessera la falce e il martello. In quella del PSI, omaggio a un'Italia rossa rurale, la falce precede l'altro strumento. In quella del PC le ciminiere fumanti delle fabbriche vi appaiono dominate dal simbolo affiancato dell'alleanza tra operai e contadini, non incrociato, come invece nell'emblema già ufficiale dell'URSS e nella tessera del Partito Socialista. Tali immagini restano assolutamente prive di richiami a colori nazionali, perché in quella fase l'internazionalismo proprio vede come qualcosa di assolutamente negativo il richiamo alla nazione. Il PCD adatta selettivamente all'occasione, ingloba in sé simbologie del movimento operaio, a cominciare dal colore rosso, da altri colori e dalle date solennizzate di precedenti tradizioni rivoluzionarie o sindacali, a cominciare dal 1 maggio, aggiungendo nuove date mobilitanti, soprattutto il 7 novembre. L'anniversario della rivoluzione sovietica, della rivoluzione d'ottobre, va comunque rilevata un'insistenza del leninismo nel promuovere una centralizzazione mediatica e selettivamente controllata dei simboli rivoluzionari, al pari delle teorie politiche tattico-strategiche, e si supera in questo modo l'eclettismo simbolico della Seconda Internazionale. Dal PCD, se l'Unione Sovietica di Lenin viene subito idealizzata come simbolo della rivoluzione, in seguito lo è anche come paese e società modello, che per un movimento operaio duramente sconfitto ha anche evidenti funzioni consolatorie. Nel clima di quella sconfitta epocale dei lavoratori, in quartieri urbani, ma ancora di più in isolate comunità rurali, dagli anni 20 diviene caratteristico che localizzate battaglie del movimento operaio tramandino una cultura popolare, nella cultura popolare una propria immagine di piccola Russia o di piccola Mosca, come molteplici luoghi simbolici antagonisti al sistema capitalistico e fascista in cui vivono. Ecco, c'è questa diffusione presente in diverse località europee, ma in particolare in diverse località italiane, proprio che ha di questo genere di cultura, di una resistenza con simbologie anche ambigue, ma che appunto permettono il permanere di una cultura antagonistica clandestina. Per oltre un ventennio l'anticomunismo e l'abbinata paura di un ritorno al 1919, propagati in tutti i possibili stereotipi, sono una base dell'ideologia ufficiale di un sistema politico fascista che monopolizza i media e fa un occhiuto controllo pervasivo su ogni comunicazione sociale. Dall'autunno 1942, però, l'evocazione popolare di questi due spauracchi si fa insistente con l'evidenziarsi del tracollo bellico del regime. Ecco, ma è proprio in quella fase, di crisi del regime fascista e del concomitante emergere della potenza dell'Armata Rossa che si rende molto credibile l'affermarsi di simbologie sovietiche antagoniste al fascismo. Tanto che per buona parte di quell'anno, stando alle denunce della polizia, sorge il dubbio che come provocazione, almeno, Bandiera Rossa sia diventata la canzone più cantata dagli italiani. Eppure la demonizzazione dei bolscevichi fatta dal regime, tanto più durante la guerra di Spagna e l'invasione dell'Unione Sovietica, lascia un'impronta durevole, generatrice di ansie in parti consistenti e influenti degli italiani. Durante la guerra civile di liberazione, come poi nel dopoguerra, il PC, molto più del PSIUP di Nenni,
teme di venire identificato di nuovo dall'opinione pubblica come un nemico interno dell'Italia, da schiacciare con ogni mezzo. Da qui la netta virata delle simbologie partigiane in senso nazionale, del resto già in sintonia con gli appelli di Stalin e di Togliatti alle guerre patriottiche di liberazione dall'asse, già prima della soppressione del Comintern come residuo inefficace strumento dell'agitazione insurrezionale. Permarrà comunque nel tempo in aree sommerse del PC e del PSI e delle ex Brigate Garibaldi l'evocazione di una resistenza rossa come realtà più consistente di quella tricolore. Lo si può constatare fino agli anni 70, da allora fino agli anni 70, nelle varianti, in un senso o nell'altro, dei canti che tengono viva la tradizione partigiana, per lo più scritti nel 1944, e anche nei richiami alla cultura rivoluzionaria risalente a periodi precedenti. Fondamentali per la sinistra e per il substrato civile più responsabile e dinamico dell'opinione pubblica italiana in uscita dalla Seconda Guerra Mondiale diventa l'etica della resistenza antifascista e della ricostruzione. In un'Italia sprofondata dal fascismo in una catastrofe di enormi proporzioni da tutti i punti di vista, materiali e immateriali, la partecipazione alla resistenza e l'adesione a valori antifascisti comportano percorsi sicuramente variegati, ma sono i più comuni, veicoli che portano quadri e militanti nel nuovo PC. Questi percorsi si impregnano culturalmente e ideologicamente nell'orizzonte simbolico che tra il 1943 e il 1947 sovverte gli assetti politici della vecchia Europa capitalistica compromessa con i fascismi. Ecco, quindi c'è una breve fase per alcuni anni in cui i simboli nazionali in diversi paesi d'Europa si intersecano con quelli classisti e rivoluzionari, non solo nelle file dei partiti di sinistra coinvolti al governo nella maggior parte dei paesi europei in sintonia con l'idea della grande alleanza progressista che ha vinto la guerra, ma anche nel loro più ampio associazionismo collaterale, che fa dell'antifascismo una bandiera. Ciò avviene prima che la guerra fredda intrappoli la ricostruzione materiale dei diversi stati nazionali negli investimenti per impostare economie e società vagamente ispirate ai contrapposti modelli americano e sovietico, con le due potenze arbitri degli equilibri regionali. In seguito, nell'Europa occidentale, i comunisti sono ovunque posti fuori dai governi e all'infuori della Francia e dell'Italia hanno un rapido e drastico declino che condanna all'impopolarità i loro stessi simboli. Dal 1941, nelle trasmissioni di Radio Milano Libertà e di Radio Mosca, già prima di sciogliere il Comintern che dirige, Togliatti evoca con insistenza un antifascismo che mobiliti insieme la classe operaia e un patriottismo nazionale interclassista, secondo schemi all'epoca per nulla estranei all'orientamento socialpatriottico di Stalin. È uno schema operativo di proselitismo popolare che in diverse regioni italiane i quadri della resistenza, più o meno legati al PC, hanno già sufficientemente chiaro l'indomani della liberazione nel promuovere e tendenzialmente egemonizzare ibride forme associative popolari che strutturino la vita del paese e possano affiancare le forze antifasciste. Ciò avviene già prima che tali modalità di radicare delle appartenenze politiche vengano proposte e possano affermarsi col modello togliattiano di partito nuovo. E spinge ad attenuare le simbologie classiste e internazionaliste del PC, aprendolo all'utilizzo di segni comunicativi nazionalpopolari. Quindi, già dal 1942 c'è stata un'intensificata presenza mediatica e rituale del cattolicesimo che cerca di imporsi come sintesi dei valori e simboli nazionali anche in alternativa al regime fascista ormai in crisi, e tanto più in una zona grigia ancora smarrita dal rimanere privata prima di simbologie e ritualità fasciste, poi in un secondo tempo anche di quelle sabaude. Il vastissimo reclutamento popolare di PC e PSIUP avviene nel 1944 e nel 1945 innanzitutto rivendicando il patrimonio etico e di memoria della resistenza contro i nazifascisti, presentata in modo forzato, sicuramente, come esperienza corale della nazione, avviata a una propria democrazia progressiva, il termine che si usa, dimostrata dall'esistenza dei governi di unità nazionale. Per la sinistra, così, la sinistra italiana, è forte la rivendicazione del processo costituzionale di rifondazione della nazione e nella Repubblica,
dopo il fascismo, da difendere contro le forze reazionarie effettivamente rilevanti, ma anche dai tentativi emergenti di rompere la collaborazione governativa tra i partiti che si richiamano all'antifascismo. Ecco, quindi, estromessa la sinistra dei governi, sua costante recriminazione sarà sempre questo abbandono della collaborazione antifascista da parte della DC o di altri partiti minori, la costante rivendicazione di un suo ripristino. Ecco, nel Partito Nuovo Togliattiano, linguaggi derivati sia dalla tradizione leninista che da quella socialdemocratica, oltre che con forza da quelli resistenziali antifascisti, altrettanto legittimati, delineano le forme della sua presenza sociale. Non c'è ancora una rottura rispetto al granitico modello leninista del Partito dei Quadri, ma a questi si impone una vitale necessità di comunicare quotidianamente, pure coi valori o mitologie, che possono aspirare a una rivoluzione procrastinata nel futuro o a una democrazia progressiva o alla mera affermazione di una sociabilità popolare laica, antifascista e pacifista, di questi modelli organizzativi ibridi e territoriali con cui il PC interagisce, attraverso cui di fatto mantiene legato a sé lo PSIUP di Nenni, anche nella prima fase della Guerra Fredda, dopo la rottura dei governi ispirati al CLN. Per tutta questa sociabilità popolare della sinistra, le simbologie e gli ideali di riferimento permangono genericamente il tricolore repubblicano, la laicità, i richiami ritualizzati alla resistenza e ai principi della Carta Costituzionale italiana, moderando l'ostentazione della bandiera rossa, corredata certo dall'emblema di falce e martello, ma per statuto da esibire sempre assieme al tricolore. Sono richiami simbolici regolarmente presenti pure negli specifici segni identitari dei comunisti, proposti nei manifesti di propaganda e soprattutto nelle tessere del PC. La caratterizzazione iconografica della falce incrociata al martello viene sempre ripetuta dal 1944 nelle tessere del PC e del PSI. Per diverso tempo sono rarissime le eccezioni, ma in quelle del PC ci sono sempre immancabilmente anche i richiami ai colori nazionali, o presenti con il tricolore direttamente abbinato come bandiera o con altre soluzioni iconografiche. Ecco, anche nei comportamenti ci sono delle caratterizzazioni molto più forti dei comportamenti tra i comunisti rispetto alle altre componenti del movimento operaio. Il darsi del tu, come pure l'attenzione a non esibire atteggiamenti o abbigliamenti da borghesi, sono codici comportamentali necessari nei rapporti personali tra compagni, da esibire come segno di eguaglianza e di emancipazione da ogni soggezione, di ruoli, di cultura, generazionali e anche di genere. Sono assoluti il rispetto per il partito, identificato come fonte di verità e per la saggezza dei suoi dirigenti, che tolgono l'agire popolare rivendicativo dalla sua spontaneità, che è ritenuta sostanzialmente inconcludente la spontaneità. Una frase di Togliatti, continuamente citata per ribadire l'identità comunista, noi veniamo da lontano e andiamo lontano, si configura come un mantra mitizzante usato come un monito all'interno e all'esterno, ripetuto solennemente fino a buona parte degli anni 70, nelle più svariate occasioni, e scritto a caratteri cubitali sui cartelli di molte feste dell'unità, per rassicurare sulla giusta direzione che la saggezza del partito dà alle aspirazioni popolari. Vuole figurare l'incedere solenne di un percorso biblico del popolo eletto lavoratore in un procedere lineare, lento ma inesorabile, in marcia verso la società promessa dell'emancipazione, sua e di tutti. Una figura retorica abusata, pure in diverse ricostruzioni storicizzate della vicenda del partito, dove è ostentata una lunga marcia lineare in tutte le sue battaglie, presentandolo fondato non dai Bordighiani ma da Gramsci, e poi valorizzato in totale coerenza dagli ideali eredi di Gramsci. Il canto di bandiera rossa, che è già stato elaborato nelle tradizioni popolari tra quella repubblicana e quella socialista di fine 800, è stato ridefinito nel 1908 in un testo simile a quello oggi noto, ma nel primo dopoguerra la sua musica diviene popolarissima in varie versioni di testi. Nell'inverno del 1945-46 il quinto congresso del PC lo adotta come inno ufficiale accanto all'Internazionale. Divenuto già in precedenza un inno notissimo nel repertorio del comunismo e della sinistra internazionale,
cantato durante i cortei ritualmente a chiusura delle manifestazioni dei comizi, ma anche canticchiato, gridato provocatoriamente nei più svariati luoghi, talvolta anche da estranei al PC. Nella sua lunga storia, questo inno è stato probabilmente il collante emotivo più solido nella sociabilità e nella memoria sonora dei comunisti italiani, la cui presenza sociale per decenni è stata identificata con quelle note anche dagli avversari. Ecco, muovendosi nel solco degli insegnamenti gramsciani, con la capacità di Togliatti, ma soprattutto di molti intellettuali affluiti al partito, di giocare con una certa spregiudicatezza tra gli appesantimenti dottrinari dello stalinismo e poi nella cappa di piombo della guerra fredda, il PC riesce a fare investimenti fondamentali su una cultura sociale laica che rende partecipi una parte consistente degli italiani in percorsi formativi democratici all'interno delle culture di massa e permette così ai propri militanti di ritagliarsi spazi critici anche nelle narrazioni mediatiche pubbliche, in particolari settori della cultura italiana non necessariamente marginali. Andati però in crisi i governi postbellici di unità nazionale, rotta l'unitarietà delle associazioni sindacali e popolari, esauritasi anche la propaganda reazionaria del movimento dell'uomo qualunque, risoltisi in limitati e spesso inconclusi provvedimenti, le purazioni dei quadri fascisti dagli apparati pubblici e privati, tentati dalle corti d'assise straordinarie, nel 1948 fu ricomporsi la comunicazione sociale dei ceti borghesi che in passato avevano fatto propria la cultura fascista e ora propendono per un conservatorismo ostile alla sinistra. E questo tanto da lasciare ai comitati civici dell'Azione Cattolica il compito di aggiornare simili stereotipi nello spirito della guerra fredda e dell'integralismo confessionale, utilizzando con argomenti terroristici uno scontro di civiltà, additando il PC e il Fronte Popolare come il nemico interno da debellare, senza avere altrettante preclusioni verso monarchici e neofascisti. La loro propaganda elettorale, in cui il clero ha un ruolo scoperto, evoca orchi e spettri abbigliati da soldataci cosacchi che brandiscono falce e martello come armi per minacciare infanzia e famiglia, difese dall'allegoria dell'Italia turrita che diventa la DC. Promettente, protettrice, la DC protettrice col simbolo dello scudo crociato. Il moderatismo politico fa di tale immagine l'asse portante di un patriottico conformismo cattolico e conservatore, nelle cui narrazioni mitologiche appare quasi assodato che il comunismo uccida l'umanità e strazi o depravi i bambini. C'è una disciplina, invece per il PC, c'è una disciplina, uno spirito di sacrificio, un'austerità nei costumi che vengono richieste per caratterizzare in modo visibile la militanza dei compagni, come individui speciali che si sentano o appaiano in pubblico e in privato protagonisti della storia, dunque diversi dalla gente comune, in cui le scuole di partito inducono a vedere l'insinuarsi dei vizi dello spirito borghese. Ecco, questa formazione della militanza di decine di migliaia di operai e contadini attraverso corsi ideologici nel dopoguerra, che cambia decisamente il rapporto di dipendenza dei militanti di estrazione popolare dagli intellettuali borghesi che c'era invece nella tradizione socialista, porta i comunicatori della destra borghese a proporre come realistici i cliché sprezzanti che riversano sul comunista la satira del villano. Adesso ritratto come privato del cervello a forza di ripetere a comando frasi fatte e assurdi dogmi mal assimilati, ma anche capace di ogni perfida astuzia per ingannare i creduloni. Per giornalisti intellettuali come Guareschi, Longanesi o Montanelli, il militante non è attivo nell'organizzare la società circostante, ma un automa subalterno, un trina ricciuto, il neologismo che viene coniato, estremamente manipolabile perché schiavo di proprie illusioni autolesioniste. L'anticomunista sarebbe invece un individuo libero e spassionato, non classificabile nella morfa zona grigia del conformismo borghese. Il 18 aprile del 1848, con le elezioni che danno una maggioranza schiacciante alla Democrazia Cristiana, che riesce a aggregare anche appunto una destra non necessariamente cattolica, vorrebbe bloccare su quel modello confessionale di rappresentazioni il sistema civile e le relazioni sociali degli italiani, assumendo l'integralismo cattolico come un fattore naturale, una regolamentazione dei comportamenti nazionali, senza troppo valutare la portata dell'incipiente americanizzazione di abitudini quotidiane e mentalità.
Messa stabilmente sulla difensiva, la soggettività iconografica del movimento operaio rimarrà così a lungo tesa tra immagini del produttivismo e del conflitto, che non si vorrebbero contraddittorie tra loro e che la sinistra si sforza di non far apparire inquietanti. Nella guerra di logoramento a cui è sottoposto, il PC si impratichisce nell'arricchire dei significati nazional-popolari e democratici con un senso progressista polemico, date primaverili come l'8 marzo, il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno, in contrasto con le tendenze dei moderati a squalificarne o farne solo date istituzionali, come le parate, come le sfilate di autorità e di militari senza i partigiani che vengono decise per il 2 di giugno, quindi per la festa della Repubblica. Siccome allora pure il 7 gennaio 1797 come data di adozione del tricolore cisalpino. Avanzare dubbi però sulla realtà esaltante dell'Unione Sovietica, sulla dirittura rivoluzionaria di Stalin, diverrebbe comunque un rinnegare la rivoluzione d'ottobre come atto fondante del comunismo e uno screditare il marxismo-leninismo come scienza edificatrice del socialismo. Tutto ciò che proviene dall'Unione Sovietica appare non solo prodotto dalle mani dei lavoratori come nel mondo capitalistico, ma pensate, progettata dalla loro scienza, però perciò migliore per un uso proletario. Che assume un valore, quindi assumono un valore straordinario tra i simpatizzanti comunisti. Molteplici occasioni nei giorni festivi, in particolare nei o in particolare momenti politici, esibiscono la forza mobilitante del partito. Appunto, le festività che ho appena citato sono momenti di grande impegno nella diffusione della stampa e della propaganda, anche con il porta a porta, o la diffusione di simboli come il garofano, la mimosa, che vengono abbinati alla vendita della stampa, ma soprattutto avviato nell'immediato dopoguerra, è un altro momento che diventa fortemente caratterizzante della nuova politica culturale e simbolica dei comunisti sul modello delle francesi, feste dell'Humanité, che oltre Alpi avevano coinvolto molti entusiasti immigrati italiani negli anni trionfali del Fronte Popolare. Ecco, c'è quello che viene chiamato in settembre, sempre, il mese della sottoscrizione per la stampa popolare, che per un ventennio è concentrato in quel mese, poi si dilata l'intera stagione estiva e da lì una forma di sociabilità propagandistico-conviviale dallo straordinario successo, che presto assume un'originale dimensione tutta italiana, la festa dell'unità, più occasionalmente di altri periodici a vita della sinistra. Se E militare. professor Fincardi, scusi se la interrompo, volevo avvisarla semplicemente che la sentiamo un po' a tratti, perché magari si è un po' spostato rispetto al Al microfono. microfono. Sì, ma giusto le ultime frasi, si Certo. sentiva lo stesso, però l'avvisavo e se potesse, diciamo, concludere, diciamo, nel giro di 5 minuti, magari, Sì. mi scusi, l'ingrato compito. No, Ecco. ma ha perfettamente ragione, certo. Ecco, quindi c'è questo costruire un'immagine in cui non è solo un momento di propaganda e di agitazione sociale, le feste dell'unità, ma diventano quindi rassicuranti anche rispetto di un'immagine del sovversivo istigatore di conflitti che viene proiettata sui comunisti. E quindi attorno ai simboli dell'antagonismo politico e sociale. Il comunista nella festa dell'unità si presenta costruttore di un rassicurante momento comunitario, pacifico e gioioso, come una sorta di sagra paesana preparata alla buona, ma costruita attorno a tutti i simboli del partito, dove si riesce a mettere insieme una comunità che dà un'idea assolutamente pacificante di ciò che i comunisti fanno. Ecco. Cioè, ne ha già parlato ampiamente Giussi, il tema della pace che viene largamente usato dal 49 in poi, elaborando un'immagine sempre positiva e pacificante dell'Unione Sovietica, anche se poi si gioisce quando l'Unione Sovietica arriva a dotarsi dell'arma nucleare, pure lei. Ma al di là di questo, appunto, c'è tra la fine degli anni 40 e la prima metà degli anni 50 anche un mettere un po' da parte
le bandiere rosse, le esibizioni delle falci martello, per riprendere invece le bandiere iridate della pace o le immagini della colomba col ramo d'ulivo nel becco, disegnate da Picasso, da Raffaello Alberti. Ecco, c'è questo esaltare poi anche successivamente, dalla fine degli anni 50, un ruolo pacificante che avrebbe l'Unione Sovietica nel proporre la propria conquista dello spazio come una tecnologia che sarebbe una tecnologia esibita a scopi di pace. La realtà è diversa, ma appunto viene presentata in questo modo. Ecco, c'è comunque sempre una propaganda che cerca di toccare temi pregni di simboli dai forti richiami emotivi. Nelle descrizioni dello sviluppo pianificato dell'Unione Sovietica, poi delle democrazie popolari dell'Est europeo, c'è sempre un'esaltazione dell'industrializzazione di cui viene data una descrizione epica, ma anche molto rassicurante, che non deve essere per nulla inquietante. Ecco, quelle società sono presentate come luoghi modello dell'emancipazione nella stampa di sinistra, in particolare del PC, che spesso ne descrive i progressi scientifico-tecnologici, le caratteristiche etnografiche, il benessere, la vita impegnata, ma anche rilassata e piena di conforti del popolo lavoratore, la morigerata uguaglianza civile delle donne, i bambini istruiti e felici, le esaltanti coreografie politiche. Ecco, c'è un presentare una. Due mondi nuovi, appunto, rispetto all'antiamericanismo che è già stato descritto bene nell'intervento precedente, c'è un elaborare un'immagine dell'Unione Sovietica come se fosse un'America rassicurante, dove la modernità non appare invadente né disgregante per il mondo popolare, dominata da una ferrea disciplina dei lavoratori e da un dittatore guardato come un severo e paterno moralizzatore, portatore di giustizia, mentre invece la società statunitense è immaginata impresa a banche fameliche, a disordine, violenza, disuguaglianze stridenti. C'è un'America guardata positivamente, che è l'altra America, quella degli alternativi o degli sconfitti. Però appunto. Un'immagine dell'America viene semmai proiettata sul progresso sovietico all'interno della sinistra italiana. Ecco, cerco di sintetizzare. Ecco, un'immagine poi della. C'è un'immagine, ci sono le, noi possiamo ricostruire anche un'immagine. Di quella che è la popolarità di lungo periodo dei simboli nelle tessere, dove sempre immancabilmente, con l'eccezione del 1965, in cui c'è la figura di Togliatti che si sostituisce all'immagine della falce martello, oppure ancora c'è la tessera del 1967. In cui nell'anniversario, a mezzo secolo della rivoluzione sovietica, c'è Lenin che però tocca una bandiera, ma con sottofondo comunque qualche simbolo tricolore. Poi di nuovo c'è Lenin nel centenario della nascita, nel 1970, che lì in quel caso non ha simboli, stranamente simboli tricolori di nessun genere attorno. Stalin non vi compare mai, quindi non c'è una presenza di Stalin, mentre ricorrono ancora nel 1984 di nuovo Togliatti e Gramsci, e poi di nuovo nel 1985, dopo la commovente morte di Berlinguer, appunto c'è un'immagine dominante che è quella di Berlinguer che mette in terzo piano la falce martello e ciò che può essere tricolore. Ecco, per chiudere, va detto come negli anni non solo il culto della personalità vada svanendo, ma possiamo dire che il culto della personalità ha un momento
di nuovo trionfale con i funerali di Togliatti, ma in seguito va svanendo, ma soprattutto va perdendo rilievo, almeno nel corso degli anni 70, l'idea della centralità operaia. E questo è qualcosa che rivoluziona notevolmente i significati delle simbologie di partito e della sinistra. Così la contestazione da sinistra di molte figure che richiamano simbolicamente magari il maoismo, il castrismo, Che Guevara come immagini di rivoluzionari alternativi alle figure della dirigenza del PC, hanno sicuramente un peso, ma più che essere queste rivalutazioni delle figure di intellettuali internazionali del movimento comunista, sono è proprio lo sgretolarsi della centralità dell'idea di lavoro che rende meno incisivi e sempre più marginali i simboli del PC. Noi vediamo ancora a fine anni 90, prima dello scioglimento del PC, che anche il rosso non è più diventato il colore determinante dell'identità comunista. Vediamo le ultime due tessere del PC hanno ormai colori iridati, con tutte le gambe dell'arcobaleno rappresentate nella propria iconografia. E semmai è il movimento sindacale, la CGIL, che riprende il rosso in un proprio nuovo logo e cerca di proporlo come simbolo di un'identità operaia anche in gadget, felpe, cappellini, che vengono dati ai manifestanti o agli scioperanti in occasione di iniziative sindacali. Ecco, quindi c'è questo sgretolarsi di una centralità operaia e di un'idea di militanza che era strettamente collegata. Anche il dirigente o il militante sempre più spesso si proiettano più che verso un'idea di propagandista, verso una pratica da propagandisti, verso una pratica da amministratori, quindi cambia radicalmente anche la concezione della militanza assieme ai simboli. Su questo mi fermerei.